this piece is an untitled, dedicated to Yoko Ono. You have this stone covered with paper, so it becomes like a living sculpture. You know, the drip slowly create a kind of painting, but a sculpture at the same time. And he's worked a lot with this idea of injecting and dripping. He's done abstract painting of lines drawn by the drip, you know, so using the gravity of the liquid. So there is a technical aspect of his work. Sicuramente ricorderete che uno dei momenti più felici della storia dell'arte contemporanea italiana è stata la cosiddetta arte povera. Quindi il concettuale italiano che nasce con dei materiali estremamente poveri. Ecco. Questo per esempio è un altro elemento che va a collegare questa nuova ricerca di questi nuovi artisti al passato. Come per esempio in questo caso la Coca-Cola, la bottiglietta della Coca-Cola. I materiali, come dicevo, sono semplicissimi, sono un phon, è della plastica, un sensore che è forse più difficile dirlo, in realtà è semplicissimo, costa pochissimo, si collega tutto ed ecco il lavoro. Insomma.